Host 2017, siamo allo stand di Lu Caffè e siamo con Gianluca Venturelli. È un appuntamento biennale fisso, quello dello stand Lu Caffè La Piccola, e l'appuntamento non può essere altro che completamente pieno di novità. Gianluca, benvenuto dinanzi alle telecamere e ai microfoni di Horeca TV. Grazie, grazie della visita, mi fa piacere che siete tornati e vi spiegherò adesso le nuove novità. Ecco, allora, intanto le novità, come al solito, sono tante. Tu sei in piena creatività, nell'arco degli ultimi mesi ci sono state moltissime invenzioni, brevetti, costruzioni di cose assolutamente innovative per il settore. Da dove partiamo? Ma adesso qui abbiamo vicino una macchina nuova fatta in legno d'olivo, lavorata a mano con legno italiano, e volevo mostrarvela. C'ha una tanica di vetro e non di plastica, sa che noi puntiamo sulla salute, il 70% delle malattie vengono dai metalli pesanti, quindi partendo dalla plastica l'abbiamo tolta. All'interno abbiamo fatto uno scambiatore con un ottone tipo Ecobrass senza piombo, e poi la carrozzeria è completamente in legno d'olivo, ecco qua se volete vederla. Poi abbiamo fatto una macchina nuova interessante per fare sia caffè espresso che caffè americano, tutto in cialda con carta compostabile, biodegradabile. Siccome il caffè americano o il caffè mocha o il caffè creme sono prodotti che stanno andando sempre di più oltre che all'espresso, perché nelle varie fasi della giornata magari uno ha voglia di bere un caffè più lungo per digerire o fa freddo, e quindi abbiamo fatto questa macchina che poi vi presentiamo. Poi abbiamo fatto una macchinetta per le camere degli hotel a cialde, dove la macchina riesce a rendere la cialda semplice di utilizzo, perché per chi non ha mai visto una macchina a cialde, c'è uno sportellino facile per aprire, c'è una leva che diventa interruttore, e quindi nell'alzare la leva la cialda cade e non rimane incollata sopra, in modo da utilizzare sempre di più le cialde a scapito delle capsule, che come sapete noi abbiamo portato avanti 20 anni di cialde e non abbiamo fatto capsule per il discorso ecologico e soprattutto salutare, che crediamo che appunto rilascino delle sostanze. Ecco, questo è. Ma non è l'unica novità presentata qui a Host, perché io ho visto anche una bellissima macchina semiprofessionale tutta in acciaio con più pulsanti, più comandi, più luci. Che cos'è? Sì, abbiamo fatto una macchina che abbiamo chiamato Speed, che è super veloce perché con una leva sola alza due gruppi e quindi è più veloce che una macchina bar. Si fanno i caffè più veloci che mettere il portafiltro nel macinino, tirarlo sul gruppo e via dicendo. In più abbiamo inventato la monodose più ecologica al mondo, che è una cialdina di diametro ridottissimo con una bustina di solo 0,8 grammi. E che è questa qui, aspetta, vediamo. Provvidenzialmente abbiamo la tua collaboratrice che in modo molto efficiente, devo dire, l'ha tirata fuori dalla bustina, dal suo packaging, gliela ridò, grazie mille, ecco. E questo è il packaging, continua. Sì, questa cialda ha molti vantaggi, prima di tutto la qualità. Qui abbiamo un'estrazione del caffè migliore che in una cialda standard, abbiamo più aromi. E poi abbiamo ecologia, trasporti, tutto, perché insomma confronto una cialda tradizionale alla metà del volume e la metà degli imballaggi. Poi è stato fatto anche un brevetto che avrà seguito a questa cialda, dove avremo un barattolo di 60-70 cialde sfuse senza bustina, che avranno all'interno un assorbitore di ossigeno e ammazza batteri, dove praticamente la cialda sarà più veloce da essere usata, non ci saranno più gli imballaggi e il caffè sarà ancora più buono, appunto perché c'è l'assenza di batteri nel barattolo. E questo sarà una cosa che faremo da settembre dell'anno prossimo, ecco. Insomma, stai preparando già Host 2019. ecco. Io nel frattempo vedo che la tua collaboratrice, grazie, ha preparato due profumatissimi caffè. Prendendoli proprio dalle bustine che hai appena spiegato. Sì, questo caffè ha una particolarità di altissima qualità. Qui per la prima volta nel caffè si sente un aroma di frutta fresca. Normalmente già era difficile trovare i sentori di nocciola o di mandorla o di pane tostato, che a difficoltà si trovavano nel caffè. Qui invece sentiamo la frutta fresca, proprio perché c'è una tecnologia di tostatura, di raffreddamento, di macinatura e altre cose che
si riesce a estrarre dal caffè qualcosa in più e rendere un caffè più digeribile. Tu ami questo lavoro, tu lo ami questo lavoro, Gianluca? Sì, insomma, è la nostra missione, quindi si cerca di fare sempre di meglio. Ecco. Perché se non lo amassi non verrebbero fuori tante novità così, così belle, così buone. E allora, diciamo a loro, prima di sorseggiare questo caffè che è veramente profumatissimo, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui loro, che sono all'altra parte, possono andare a scrivere per avere maggiori informazioni su tanti tuoi prodotti? Sì, allora l'email è facilissima, è lucaffè@lucaffè.com. E questa cialda l'abbiamo fatta proprio per la ristorazione e abbiamo visto chi ha iniziato a usare questo caffè ha quasi raddoppiato i consumi, perché è un caffè talmente gradevole che viene voglia di berne due, cioè veramente in tanti casi vengono due caffè. E allora io ti prendo in parola. Tanto ormai, insomma, la giornata di interviste è quasi terminata. Ne bevo uno e forse, se non voglia, anche un secondo. Grazie Gianluca, saluta gli amici di Oreca TV. Saluti, buone cose, a presto, arrivederci. Io nel frattempo continuo, ho ancora qualcosina da mostrarvi qui a Host 2017. Nel frattempo ne approfitto.